Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Insight. Oggi ragazzi analisi Bologna-Milan, vittoria importante, però c'è qualche però da analizzare. Ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight. Vi ricordo il sito www.acmilaninsight.com. Allora, dicevamo, vittoria importante, una vittoria arrivata in maniera cinica. Una vittoria che però oggi nasconde qualche ma, qualche però, qualche dubbio relativo esclusivamente ai primi 10 minuti del primo tempo, del secondo tempo, perdonate. Relativo a quei 10 minuti lì dove di fatti credo ci sia stato un problema prettamente mentale, e che ha visto la squadra rientrare in campo non concentrata, convinta di aver già vinto la partita, e che difatti, dopo aver regalato il primo gol, ha subito il secondo in una maniera che definire semplice è poco, perché concedere quel gol in 11 contro 10, è vero Tatarusanu poteva uscire prima, è vero Kier poteva fare il movimento per mettere in fuorigioco Barro, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma fatto sta che questi movimenti non sono stati fatti bene. E allora ecco che ne è arrivato il 2-2, che credo, sono convinto abbia fatto arrabbiare tutti i tifosi, ma credo che li abbia anche fatti un po' preoccupare, perché avevamo paura che poi praticamente il Bologna avrebbe messo 10 giocatori davanti alla difesa, davanti alla porta, e quindi sarebbe stato difficile risbloccarla. Alla fine è arrivata questa vittoria che è importante in ottica anche dei due scontri diretti che ci saranno oggi, quindi Milan guadagnerà punti su più avversarie, vediamo un po' quante, minimo 2. Ci potrebbe andare bene se facessero due pareggi e sarebbe un play-in, ma vediamo come vanno. Mi preme dire che le due espulsioni che ci sono state ieri sera, mentre la seconda è un qualcosa di scorretto da parte di Soriano, ed è rosso giustissimo, sacrosanto, sul primo è stata, per così dire, concepita in maniera chiara l'occasione di Krunic, motivo per cui Soumarò è stato espulso, anche se la palla sembrava poter essere effettivamente raggiungibile dal calciatore bosniaco. Skorupski non aveva nemmeno accennato l'uscita, quindi ci sarebbe arrivato. Fino a qualche tempo fa si diceva che per essere rosso il calciatore doveva essere in possesso del pallone. Poi le regole, qualcosina è cambiato, sono cambiate. E quindi ecco che il rosso di ieri di Soumarò, tutto sommato ci sta. Meno netto del secondo di Soriano, ma ci sta. Sono contento per il gol di Bennacer, sinceramente.
Andiamo in ordine cronologico. Gol di Leao, grande imbucata di Ibra, che solo chi ha tecnica sopraffina può dare. Poi è vero che sul tiro di Leao siamo stati fortunati, bisogna ammetterlo, ma tant'è. 1-0 e palla accende. Poi di lì c'è stato il rosso. E abbiamo fatto quello che andava fatto, cioè continuare a giocare e cercare di fare il secondo gol, che puntualmente arriva con il capitano di Risiero, Davidino Calabria, e che ci stava. Poi di lì finisce il primo tempo, ennesimo infortunio, questa volta di Castiglico, che non gioca mai, quando gioca si fa male, vabbè. Di lì abbiamo staccato la spina. Staccata la spina, concessi questi due gol, uno regalato, l'altro quasi, e poi di lì si vedeva la frenesia. La frenesia, quando sai di avere un vantaggio netto, ecco che la mente ti deve aiutare di più. E noi ieri sera eravamo tutto istinto e poca ragione, palloni messi un po' a casaccio. È vero che c'è stato un miracolo di Skorupski su Giroud, ma in 9 contro 11 creare solo quella palla e gol obiettivamente era molto, era poca roba. Poi il bellissimo gol di Bennacer ci sta, e poi vabbè, Ibra la chiude con 4-2. È una vittoria cinica, importante, che però ci deve far ragionare. La roba che la questione che tengo a sottolineare è che la squadra non si deve sentire né arrivata né una top squadra, nel senso, probabilmente l'errore dei 10 minuti iniziali del secondo tempo di ieri sono a livello mentale, provengono dalla convinzione di aver già vinto la partita e da una convinzione, dice, vabbè, tanto ormai siamo forti, non la perdiamo, non la pareggiamo. Questo è l'errore che non deve essere fatto. La concessione del dubbio ci deve stare sempre, ma non perché non bisogna avere autostima, ma perché nel calcio mai dire mai. La palla è rotonda e può sempre succedere di tutto. Detto ciò, ora occhio alle partite di oggi e appuntamento a martedì col Torino, gara tosta col Torino che ha vinto. Detto ciò, per me il migliore in campo è Bennacer, anche se non ha fatto una partita tipo Atletico, dove effettivamente era stato splendido, però quel gol, oltre che essere bellissimo, è importantissimo, quindi bisogna darlo a lui. Peggiore in campo. Allora, vediamo un po'. Beh, forse direi peggiore, sì. Forse Castiglieco, che non ha combinato niente, ha subito un po' Ikei in fase difensiva. A meno Krunic ha avuto il merito di procurare il rosso. Ero indeciso tra Kunic e Castiglieco. Castiglieco non ha combinato minimamente niente. Mi dispiace, che dopo la partita di sabato scorso speravo combinasse qualcosa di più. Ma va bene, tant'è. Vittoria importante, cinica, occhio però alle distrazioni. Io vi ringrazio ragazzi del tempo che mi avete dedicato. Vi ricordo il like al video, iscrizione, campanellina. Appuntamento a martedì per la partita in casa contro il Torino e rimanete online su tutti i canali di Milan Inside per rimanere costantemente aggiornati su Milan. Io vi saluto ragazzi, alla prossima. Ciao e sempre Forza Milan.